È una delle tante piccole comunità cristiane sparse in tutta la Terra Santa, ma forse della Chiesa Madre di Gerusalemme questa è la figlia più fragile, sicuramente la più sofferente e la più isolata. È la comunità cattolica di Gaza City che oggi ha accolto il patriarca latino di Gerusalemme giunto a farle visita, come ogni anno, in occasione del Natale. Fra il 1,5 milione di palestinesi che abitano in questa ben nota striscia di terra ci sono anche dei cristiani. In tutto non più di 2.500, soltanto 200 i cattolici latini, una cinquantina di famiglie. Una minoranza che cerca di vivere in mezzo a tante difficoltà, con la forza di una speranza che viene dalla fede e che diventa testimonianza. Come dice l'Apostolo San Paolo, conservare la nostra fede integra, forte, è quella la testimonianza maggiore che possiamo dare, no? Vivere intensamente ciò che noi siamo. Il persistente conflitto israeliano-palestinese, l'ultima guerra, le restrizioni al transito delle persone, l'embargo sulle merci, il cui allentamento non ha portato effetti significativi, grava pesantemente su Gaza e i suoi abitanti. Ovunque lo sguardo abbraccia un orizzonte fatto di miseria. La strada verso una vita normale è lunga e difficile, ce lo dicono le immagini di povertà che catturiamo mentre velocemente percorriamo le strade che dal valico di Erez ci portano al centro della città e dunque alla parrocchia latina. Eppure, è Natale anche a Gaza ed è con la certezza che quel bambino di Betlemme è sorgente di gioia e di pace anche per loro che sua beatitudine Fuad Tual è venuto a confortare questi cristiani. Gesù è nato per voi ed è venuto a visitare ciascuno di voi, dice il patriarca nella sua omelia. Guardiamo al presepe, c'è un bambino che nasce, anche in un mondo violento e pieno di problemi. Guardiamo alla Sacra Famiglia e all'amore che da essa proviene per imparare a voler bene a tutti, ai familiari, agli amici, ai vicini musulmani. Alcuni di loro sono presenti alla Santa Messa, segno che le difficoltà, a volte anche qui vissute dai cristiani in un ambiente a maggioranza musulmana, non compromettono i buoni rapporti quotidiani. Ma è la situazione generale che accomuna cristiani e musulmani che rimane incerta e di fronte alla quale anche la comunità internazionale non sa trovare sentieri di pace. Non perdiamo la speranza, preghiamo per tutti quanti, preghiamo il Santo Spirito, il Signore, che dia questa conversione, questa fiducia reciproca tra i grandi, tra i politici, quello che ci manca, questa fiducia reciproca per far passi. Io credo che la pace merita alcuni sacrifici da una parte e dall'altra e speriamo non lasciare l'ultima parola agli estremisti che siano da una parte o dall'altra. Dei dati positivi comunque vanno registrati. Quest'anno, per esempio, per Natale, sono stati concessi ben 600 permessi ai cristiani di Gaza che vogliono andare a Betlemme e sono permessi per un periodo lungo, dal 23 dicembre al 10 gennaio, come non era mai successo prima. Il fatto che abbiamo 500-600 permessi di Gaza per andare a Betlemme non deve farci dimenticare il 1,5 milioni che stanno dentro e che non possono uscire. Senza dimenticare, prosegue il patriarca, che ci sono tanti giovani che vorrebbero andare a pregare a Betlemme, ma non possono. Già, perché i permessi sono solo per chi ha più di 35 anni. Like my father, 47, he goes. Per esempio, mio padre va perché ha 47 anni, ma io ne ho solo 16. Per me c'è molto tempo da aspettare per poter uscire da qui. Niente permesso per me. È Israele che ha messo questa legge. Nel passato non era così. Diciamo 10 anni fa, ognuno poteva andare. La situazione è molto difficile ora. Così tu non esci mai? Only Gaza. Abdallah si dice comunque felice, anzi molto felice, semplicemente perché è Natale, anche se c'è la guerra. Così questa giovane mamma in attesa. This is the Christmas day. In effetti non leggiamo sconforto o disperazione nei volti di questi cristiani. È provata ma vivace e coraggiosa questa comunità cattolica di Gaza City che oggi, assieme al suo pastore, ha celebrato un altro Natale di speranza, nonostante tutto.